Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ancora una volta unboxing, ancora una volta di sera, ancora una volta uno smartphone. Iniziamo subito ad aprire il pacco. Ah, è un BQ Aquaris, non so che modello precisamente sia. Vediamo subito. Aquaris X Pro. Ecco la scatola. Sperando di non far cadere il terminale. Ah, eccolo. Ecco il BQ Aquaris X Pro. Questo è il telefono che ci hanno mandato direttamente da BQ, quindi ringraziamo l'ufficio stampa di BQ. Vediamo all'interno della scatolina cosa si cela. Caricatore da parete con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, quindi ricarica veloce quasi sicuramente assicurata. Clippettina per far fuoriuscire il vano per la nano SIM. Vari manuali di istruzioni. Togliamo tutto e vediamo il terminale. Terminale che ha preannunciato quasi la fotocamera di iPhone X o iPhone X, come dir si voglia. A parte gli scherzi, davvero molto bello a livello di form factor, si vede fin da subito la qualità dei prodotti utilizzati. Abbiamo alluminio misto a vetro, quindi davvero un ottimo prodotto almeno per quanto riguarda il form factor. Andiamo ad accendere un attimino. Ah, già era acceso. Configuriamo. Sicuramente lo proveremo in questi giorni. Molto interessante, soprattutto per il prezzo, rapporto qualità-prezzo. Adesso non mi ricordo a memoria, ragazzi, tutte le caratteristiche tecniche. Vediamo se su info sul telefono ci sono. Abbiamo la versione Android 7.1.1, anche interessante in questo senso. Comunque, sicuramente a breve arriverà la recensione. Video qui sul canale, recensione scritta su victech.net, quindi vi invito a seguire anche il sito di mio fratello. Molto bello, ragazzi, mi ha colpito molto, soprattutto il retro, davvero ben fatto questo vetro stondato ai lati, sicuramente riesce a dare maggiore grip alla presa. Bello, bello, davvero bello. Ma passiamo avanti. Abbiamo qui un altro drone, lo Sky Hunter. Molto interessante perché, come potete vedere fin dalle prime battute, dall'immagine qui in sovraimpressione, si dovrebbe ripiegare su se stesso. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ta-dam! Eccolo qua. Diciamo che si presenta bene, questa è la batteria da, non lo so, questa è la clippettina per inserire lo smartphone sopra il joystick, eccolo qua, il joystick, ottimo, ottima sensazione, è quasi vellutata questa plastica, bello, bello, davvero bello. Andiamo avanti col drone, questo è il drone, piccolo, guardate, sta in una mano, molto cheap, ragazzi, plasticosissimo, cioè sembra quasi che da un momento all'altro si possa rompere, quindi fatemi sapere se vi interessa la recensione, perché diciamo che me la eviterei molto volentieri, perché già prendendolo in mano non mi dà una bellissima sensazione, quindi lo metterei proprio da parte, non finirei nemmeno l'unboxing, non mi piace sto prodotto, ragazzi. Altro unboxing, per chi mi segue su Instagram sa benissimo che ho acquistato iPad Pro, anche perché avete visto l'unboxing qui sul canale, sa benissimo che ho utilizzato questa fantastica tastiera targata. Ok, andiamo a spaccottare. Eccola qua in tutto il suo splendore. Ragazzi, davvero un prodotto premium. Non so quanto costi su Amazon, comunque lascerò sempre i link in descrizione, inutile che vi ripeto ogni volta, lascerò il link in descrizione di tutti i prodotti trattati in questo video. Qualità eccelsa. Abbiamo alluminio, se non è proprio alluminio, comunque è materiale, sì, è alluminio. Qui nella parte retro è alluminio, la parte anteriore è in plastica, se non vado errato. Tastiera di ottima qualità, di ottima fattura, molto simile a quelle del Mac, diciamo che non è proprio la stessa, però comunque il feedback è buono, molto veloce, molto reattiva. Se vi interessa la recensione, fatemelo sapere come sempre nei commenti. Comunque qualche impressione la darò anche su Instagram, se proprio non volete la recensione video qui sul canale. Finiamo l'unboxing, abbiamo poi il cavo micro USB per la ricarica della tastiera stessa, perché come ben saprete questa tastiera ha una batteria a litio che dura più o meno una decina d'ore, quindi ragazzi potrete scrivere davvero davvero tanto. Abbiamo qui le tre modalità Android, Win, iOS, quindi
nessun problema di compatibilità. Qui sopra abbiamo lo switch on off, quindi nessun problema anche in questo senso. Che dire ragazzi, questi sono i tre prodotti che ci sono arrivati, li abbiamo unboxati per voi. Questo è BQ Aquaris X Pro, se ancora non ho imparato bene la pronuncia o comunque la sigla sto rovinato. Questo è l'OK, la tastiera che vi ho detto prima per iPad Pro. Questo è il drone, molto molto cheap. E con queste immagini direi che è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate come sempre nei commenti, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, li trovate comunque giù in descrizione. Un saluto da Valerio, per MacheVu Tecnologia, ciao, ci becchiamo al prossimo video.